La rassegna stampa è offerta da... Martedì 24 giugno, un buongiorno agli amici di Lecce News 24, andiamo a vedere le prime pagine del giornale di oggi. Apriamo con il messaggero: più flessibilità alla svolta UE. Patto di stabilità, la Merkel apre le richieste italiane sulla proroga del pareggio di bilancio. Il Premier: così si evita la manovra e si liberano 6 miliardi. Mogherini verso la Commissione. Oggi il via libera, sciolto anche il nodo dei militari, riforma nella pubblica amministrazione alla firma del Colle. Il caso immunità, piovono accuse al Senato, Guerini pronti anche a cancellarla. Caos Pompei, custodi precettati contro le serrate, Franceschini, mai più chiusure ai turisti per proteste sindacali nei musei e nei siti. Mondiali, contro l'Uruguay sarà come una finale, oggi in Italia, l'Italia in campo, serve un pari per non tornare a casa. La Gazzetta del Mezzogiorno, conti pubblici, la Germania apre all'Italia la svolta della Merkel, sì a più flessibilità in cambio delle riforme, il Movimento 5 Stelle, l'immunità deve sparire, il PD, ma la volete anche voi. Spiraglio della cancelliera sul patto di stabilità, possibile la proroga del rientro dei conti, Roma soddisfatta. Andrò in treno ogni giorno, la sorpresa di Emiliano, assessore a San Severo, l'ex sindaco si prepara per la regione. Lecce, agevolazioni IMU per gli artigiani e i commercianti, via libera dal Consiglio, aliquote ridotte anche per le attività culturali. Scuola, classifica delle università, le pugliesi non brillano, nonostante siano stati cambiati i parametri, il giudizio complessivo non è entusiasmante. La graduatoria del Sole 24 Ore, Foggia la prima e 35esima. Mondiali, come una finale, Prandelli e Pirlo suonano la carica, alle 18 il decisivo incontro contro l'Uruguay. Vantaggiato terrorista, confermato l'ergastolo, l'attentato davanti alla scuola di Brindisi in cui morì Melissa. Ora la Gazzetta di Lecce. IMU, agevolazioni per artigiani e commercianti, via libera dal Consiglio Comunale, aliquota allo 0,76% anche per le attività culturali. Ergastolo confermato per vantaggiato, nessuno sconto in corte d'appello per il commerciante di Copertino accusato della strage davanti alla scuola. Gallipoli, stretta sui lidi stamattina, un vertice in prefettura, riunione con i sindacati dei balneari dopo l'ordinanza del sindaco Enrico. Chiudiamo con il Nuovo Quotidiano di Puglia, condannati gli ultraviolenti, scontri e devastazioni dopo Lecce Carpi, 26 anni e 10 imputati, 2 assolti. Definito con ritardo abbreviato il processo ai tifosi che invasero il campo dopo la mancata promozione in B. Melissa, l'appello conferma l'ergastolo per vantaggiato, la bomba da Morvillo Falcone di Brindisi. Lidi senza notti, gestore in rivolta, noi danneggiati, tutti dal prefetto, Gallipoli, protesta dopo l'ordinanza, il sindaco difende l'onore della città. L'economia, il report della Banca d'Italia, segnali di ripresa, imprenditori pronti a investire. E ancora il calcio, Italia, 90 minuti da batticuore, l'ultima carta è Immobile, mondiale alle 18, la sfida decisiva con l'Uruguay. All'interno in primo piano i nodi dello sviluppo, Napoli-Bari, i soldi ci sono, la burocrazia blocca tutto, il ministro Lupi, cantieri non prima del gennaio 2018. Alta velocità, Puglia dimenticata, rete ferroviaria italiana non prevede interventi sulla linea adriatica. Le sfide della politica, le primarie, sono di tutti, non solo del PD, Cataldo. Sel, parliamo insieme di regole e tempi. Emiliano, bene se convergiamo su ottobre. La classifica del Sole 24 Ore, qualità degli Atenei. Lecce supera Bari, l'Unisalento recupera posizioni anche su didattica e ricerca. Non neghiamo le difficoltà, ma la fotografia non è fedele. I rettori dell'Università del Salento e di Bari difendono corsi e professori. Ogni graduatoria non ha valore assoluto, ma dipende dagli indicatori scelti. La pagina dedicata a Lecce, nel 2015 passeggeremo sulle mura, l'imponente cantiere aperto nei giorni scorsi si chiuderà la prossima estate. Il mercato, Piazza Libertini, nessun trasferimento, gli ambulanti, aspettavamo una comunicazione ufficiale del comune. Report sull'economia salentina, piccoli segnali di ripresa, imprese pronte a investire, disoccupazione al 19,8%, i dati di Banca Italia, PIL a meno 2,4%, export in crescita. Il dibattito, turismo e agroalimentare, i settori del nostro futuro, la ricetta di economisti, imprenditori e politici. Infine chiudiamo con lo sport, il calcio, Miccoli e Lecce, il feeling continua. Ieri l'incontro fra attaccante, presidente e procuratore, c'è l'accordo ma non la firma. L'attesa, Lepore in arrivo, lo sconto della squalifica, poi sarà giallo-rosso. Bene, anche per oggi il nostro appuntamento con la rassegna termina qui. A più tardi con TG News 24, buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...